Allora, buonasera a tutti. Oggi mi trovo allo stadio perché gioca il Pontedera e ovviamente, aspettate, ecco, sono venuta in qualità di tifosa. Qui, insomma, in gradinata c'è anche la nostra Susanna e la nostra Federica, che vi ricordo che lunedì inizierà la trasmissione di Rete Valdera, che appunto parla di calcio, intitolata Grazie Graziella e Grazie al Calcio. Io intanto voglio fare un po' un giro tra i tifosi, insomma, per vedere un po' se cosa ne penso di questa partita e mi fanno un pronostico. Salve, buonasera. Allora, siamo in diretta a Facebook. Sì. Pronostico sulla partita, non si dice? Non si dice nulla, speriamo che si vinca. Una domanda, tifoso, ma anche la moglie è tifosa o solamente lei è tifoso? No, solo io. Ha una scaramanzia, qualcosa che fa prima della partita come portafortuna? No, non faccio niente, spero sempre che la squadra si comporti bene e che vinca. Va bene, grazie, arrivederci. Oh, abbiamo trovato il primo tifoso, ora vado invece da due tifose di genere femminile. Oh. Le femmine sono il sesso forte, vi faccio una domanda. Tifosa? Sì, ma del Cesena. Ah, del Cesena. Oh, ma lo sai che io ho la bravura di beccare sempre i tifosi ospiti? Sì. Ah, comunque volevo sapere, un rito scaramantico che fai prima della partita, cioè? Io non posso dire niente perché sono l'amorosa del titolare del Cesena di oggi. Ah. Di uno. Io non dico mai niente. Se, quando non dici niente, porta bene o porta male? A volte, quindi non mi esprimo. Però spero tanto che faccia gol e che è contento lui. Va bene, grazie mille. Lui invece ha una scaramanzia prima della partita. Sì, lui si mette sempre un polsino color bianco e gli porta bene di solito. Ti ha mai dedicato un gol? Sì, mi ha fatto un cuore quando ha fatto un rigore a Cesena. Bene, grazie mille, sei stata gentilissima. Ciao! Comunque, grandissima Rebe, che trovo sempre tifosi ospiti. Salve, scusi! No, allora... fammi un po' andare a vedere... Oh, vado su a piani più alti. Tanto ormai, che non sono normale, penso le persone se ne siano accorte, quindi... Salve, scusate, buonasera, siamo in diretta a Facebook, posso fare due domande? Ah no, allora sì, per forza. Allora, intanto le dico che noi dal lunedì, noi di Rete Valdera, inizierà una trasmissione sul calcio, quindi vi aspettiamo qualcuno di voi ospiti, perché serve per forza. Poi è condotto da tre donne, quindi forza infatti alle donne. Esatto. Volevo sapere, un pronostico su questa partita? No, non mi voglio sbilanciare. È una partita difficile, spero di vedere una grande gara da parte di entrambe le squadre e poi, insomma, vedere magari il Pontedera portare a casa qualche punto. Una domanda, quando giocate hai un rito scaramantico che fai prima della partita? No, non ne ho, perché ormai dopo tanti anni che gioco l'ho lasciato indietro queste cose. So, domanda un po' privata, sei fidanzata, il ragazzo è appassionato di pallone? No, attualmente sono single e quindi non c'è nessuno che è appassionato di pallone. E con l'arbitro invece come stai? Sei calma. Sei calma? Calma, però dipende se l'arbitro è bravo, allora anch'io sono brava. Speriamo che oggi sia bravo allora. Speriamo di sì, speriamo di Va sì. Va bene, grazie, è stata gentilissima. Cosa? No, siamo già in diretta, qui non è mai andata. Ragazzi, qui... Signore, buonasera, un pronostico sulla partita. 1-0 Pontedera, vince. Sicuro? Sempre. Chi lo fa gol? Sempre il solito. Chi è il solito? Non lo ricordo. Va bene. Però mi fido, grazie mille, arrivederci. Comunque qui tira un vento, fa un freddo, veramente, Andiamo a sentire qualche altro pronostico sulla partita. Ciao ragazzi, posso fare una domanda? Pronostico sulla partita? Non si dice per scaramanzia? Dai, speriamo di vincere. Oh, eccoli tutte e tre. Tifosi tutte e tre del Pontedera? Sì. Ah, meno male non ho beccato qualcuno del Cesena, l'ho già preso prima. E tifosi, quale delle tre è la più agguerrita? Lei. No. Svapo. No, lei. No, vabbè. Quale sarebbe di più con l'arbitro? Sì. Bene, quindi oggi il Pontedera vince. Speriamo.
speriamo, speriamo. Avete un rito scaramantico che fate prima della partita? Madonna. Ah, ok, bene, va bene, grazie mille. Ciao. Salve, buonasera, siamo in diretta Facebook, una domanda, un pronostico sulla partita, chi me lo fa? Siete del Cesena? No. Ah, del Pontedera? Siamo neutrali. Che senso siete neutrali? Nel senso che siamo qui per vedere la partita, una partita di calcio, non siamo né di Pontedera né di Cesena. Ah, appassionati quindi del pallone? Sì, siamo appassionati del calcio. Per quale squadra ti fate? Io sono del Napoli. No, beh, dico ora, Serie A. Ora te l'ho detto, spero di vedere una bella partita, vedo. Spero, tra l'altro, l'allenatore del Pontedera è un mio amico e quindi spero che poi alla fine possa vincere lui. Va bene, grazie mille, arrivederci. No, non solo becco tifosi del Cesena, ma anche quelli neutrali che non sono nessuno dei due. Qui comunque mi prendano per incoglionita, vabbè, ma si sa. Comunque, guardiamo un po' se trovo qualcun altro. Oh, voglio venire dalle quote rosa, un pronostico su questa partita. Tifosi intanto del Pontedera o del Cesena? Pontedera. Oh, meno male, perché per ora ho beccato solo tifosi del Cesena. Oh, pronostico sulla partita. Di vincere. Di vincere. Lei è tifosa? Sì. Tu e il marito? Sì. Oh, una coppia ho trovato, mi piace. Allora, chi di due si arrabbia di più con l'arbitro? Io. Chi di due è più scaramantico? Tutte e due, dai, diciamo, tutte e due. Ma lei è lei che trascina la moglie allo stadio o il contrario? Siamo genitori noi. Siamo genitori di un ragazzo che gioca. Bene, allora speriamo si gioca, speriamo giochi bene, insomma, e la squadra vinca. Va bene, grazie mille, arrivederci. Con le forze dell'ordine, sia per la prevenzione di fatti violenti che per l'individuazione di responsabili di fatti violenti. Grazie per la collaborazione. Te sei un futuro calciatore? Tra qualche anno ci si vede anche te in campo? Sì. Super tifoso del Pontedera? Sì. Pronostico sulla partita? Sì. Chi vince? Pontedera. Bene. Ma come stai? Sei tranquillo o quando l'arbitro sbarra ti arrabbi? Mi arrabbio. Il nonno invece si arrabbia e è tranquillo? Abbastanza tranquillo, anche se oggi è dura. È dura? Sì, oggi è dura, dura, dura. Va bene, speriamo di vincere. È sempre quello, perdi o vinci. Un appello ai ragazzi del Pontedera. Forza! Forza Pontedera! Bravo! Grazie! Insomma, avete aiuto. Insomma, comunque, avete un po' visto l'aria che tira oggi qui allo stadio. Tanto vento, tira. Infatti io in questo sciarpone proprio non mi si vede più. Comunque, avete un po' sentito anche il commento e l'euforia dei tifosi. Io, insomma, ritornerò poi in diretta tra poco inizierà la partita. Vi saluto e mi raccomando, continuate a seguirmi dopo per le prossime dirette e soprattutto seguiteci lunedì 20:45 con la nuova trasmissione. Grazie Graziella e grazie al calcio.